Empire State of Mind, questo è Radio DJ, come ogni venerdì mattina è tornato a trovarci Vince Lombardi, poi ti dico chi era. Leggo due frasi di Vince Lombardi, tuo nonno. Per iniziare. Il dizionario è l'unico posto dove successo viene prima di fatica. La pratica non rende perfetti, è la pratica perfetta a rendere perfetti. Bravo. Tu pensi neanche sai cosa sia. Ma lui chi è? Lui chi è esattamente? Vince Lombardi, grandissimo allenatore di football americano. Football americano. Yes. Bravissimo. Buongiorno uomo. Buongiorno a tutti. Bene, bene. Bene, com'è oggi la giornata? È un bel giorno per morire oppure possiamo far di meglio? Dunque, oggi siamo a fine febbraio, no? Yes. Quindi oggi dovrebbe essere il 26. Perché febbraio, confermato tutto. Mese perfetto, no? È iniziato con lunedì. Bravo. Marzo come è iniziato? Vedi, vedi che siamo uguali io e te. Io ho cercato di condividere questa mia gioia con tutti, mi guardavo come fossi un cretino. Invece una cosa fantastica. 7, 14, 21, 28. Uguale, allora pensa questo, cioè, cosa stanno dicendo? Lunedì primo febbraio, lunedì primo adesso, marzo. Adesso ti faccio un altro calcolo, io non sono matematico, però da lunedì al giorno della maratona di Milano, indovina quanti giorni ci sono? 42. Fantastico. Cioè voi da lunedì ogni giorno dovete pensare al chilometro che farete durante la maratona. Perché questo è la vera preparazione. Io ho letto, ho guardato un pochettino queste Olimpiadi e veramente mi sono dispiaciuto, mi sono intristito quando a un certo punto le persone hanno iniziato a dare la colpa alla neve. Ma tu sai che gli indiani dell'Alaska dicevano: chiedi alla neve chi sei e lei ti chiamerà figlio. Cioè, non si può essere condizionati. Soprattutto la neve è uguale per tutti. Un altro grande allenatore, Bill Bowerman, diceva: non esistono. Bill Bowerman è il fondatore della Nike. Cioè, è quello di cui vedete la faccia stampata sulla solesta all'interno delle scarpe. Sì, Bill Bowerman di Cadei, dai. No. Bill Bowerman, quello col cappello, sembra un uomo della CIA, un federale. Ebbene, lui diceva che non esistono condizioni meteo sfavorevoli, esistono soltanto persone arrendevoli. Cioè, quindi è questa la grande tristezza. La grande tristezza è che comunque l'allenamento è proprio questo. L'allenamento è stress, recupero e miglioramento. Sono queste tre cose fondamentali che sono mancate. E allora io ho pensato, intanto ieri sera sono andato a vedere una cosa bellissima, la premiazione di questi eroi, cioè gli eroi, sai, Runner's World ha fatto una premiazione bellissima, cioè persone normali che sono diventati degli eroi. Cioè, eroi perché? Perché sono persone semplici con delle storie fantastiche. Che ha saputo fare qualcosa di speciale. Qualcosa di speciale. Tipo, mi ha commosso questa persona. Mentre lo premiamo mi veniva, sai che io mi commuovo. In pratica lui in un incidente, ex calciatore, quindi appassionato di calcio, in un incidente stradale ha perso, in pratica amputato dal ginocchio in giù. Ah. Cioè, non si è perso d'animo, anche perché la sua passione era la corsa. Bene, questo ha creato un'azienda di protesi artificiali. Cioè, oggi è un uomo che riesce a correre e riesce a far correre delle persone senza gambe. Raccontava che sono andati al 25 aprile alla montagnetta e per la prima volta hanno fatto correre una ragazza amputata alle due gambe, in pratica dalla coscia in giù. Dalle anche in giù. Sono riusciti a farla correre. Ecco, questo secondo me è un eroe. Bravo.
Ti piace? anche lei è un'eroina. Tu in che veste c'eri? Come eroe o come guardone? Come ritardatario. Anche un po' ritardato, viene da dire. Perché anche lei è un'eroina? Perché? Lei è fortissima, si chiama Katie Lang. La conosciamo. Il motivo per suonarla è che lei è una cantante canadese. Quindi ha a che fare con le Olimpiadi. E il pezzo è di Neil Young, chiaramente. Già fidanzata di Madonna, si diceva negli anni Ottanta, il pettegolezzo. Sicuramente grandi, è una donna. È una donna fortissima. Di Lang dal Canada su Radio DJ. Questo weekend parte una competizione molto famosa a livello mondiale, anche se in pochissimi possono dire di averla fatta, insomma, sì. Di averla disputata. Vi ricordate Roberto Ghidoni, esatto. Il famoso lupo che corre? La competizione si chiama Edita Road, ed Edita è una corsa Road. Quanto lunga, uomo? Allora, dunque, ci sono due Edita Road. L'Edita Road classica, quella con i cani da slitta, il musher, no? Il famoso balto, il cane che portò il capo branco, che portò che guidò queste 10 slitte, se non sbaglio, negli anni 20, quando a nome, nella punta estrema dell'Alaska, scoppiò la difterite. Non aveva che malattia è la difterite, uomo? È una malattia contagiosa, quindi hai bisogno di medicine, eccetera, e di conseguenza gli aerei in quel periodo lì, era febbraio credo, non potevano volare, e decisero di mandare 10 cani da slitta. Road con i cani da slitta, che sì. Però quanto è lunga questa gara, quanti giorni dura? Allora, l'Edita Road con i cani da slitta è 1000 miglia, quindi 1800 chilometri, poi invece c'è l'Edita Road, quella per persone che vanno in bicicletta, esatto, persone che corrono a piedi e persone con gli sci, quindi puoi decidere, il percorso è uguale, tu puoi decidere il mezzo che vuoi. Ma non ci sono strade battute lì? O no, non ci sono strade battute. Tieni presente che anche... E in bicicletta come fai, perdonami? In bicicletta in Alaska costruiscono un telaio particolare molto largo. E le gomme come sono? Le gomme sono 3 pollici, quindi è una gomma molto molto larga. Molto larga, alcune sono chiodate, alcune non sono chiodate. È faticoso pedalare lì. È molto più faticoso pedalare in bicicletta che andare a piedi. Certo. Però c'è questo ragazzo, questo Dario Valsesia, sempre lui, che tutti gli anni mi aveva... È quello che faceva anche la Race Cross America. No, è fratello, Nico, vabbè, Nico è una famiglia lì. È una famiglia, quella famiglia lì dei Valsesia. Questa l'impresa che ti vuole condurre. No, è un'altra ancora, un po' meno terribile. No. E questa, vabbè, è un suicidio. No. Questa come fatti? Io ti voglio ricordare che, fai finta di niente, non guardarlo. Io ho iniziato a correre, diciamo, seriamente nel 2001-2002. Sì. Ma nel 96-97, quando la mia autonomia era tipo 500 metri, forse lo ricordo, facciamo 10 giri del 24 ore e ci sembrava di aver fatto la maratona, sì, 4 degli eroi. Aldo mi voleva portare con sé a fare la maratona nel deserto, la maratona del sable, sì, quella in sì. Autosufficienza alimentare, ma portavi le noccioline, lui ma perché è molto semplice, perché a me piacciono queste gare only the strong survive, cioè dove i forti sopravvivono. In effetti a Dawson, nella capanna di Jack London, dove lui visse veramente, scrisse grandi romanzi eccetera eccetera, c'è scritto proprio questo, cioè c'è scritto in pratica qui, in questo, la legge dello Yukon è questa: soltanto i forti sopravviveranno, i deboli periranno. Questa canzone si chiama Into the Great Wide Open. No, c'è un'altra frase famosa: e i deboli, sicuramente i codardi, non verranno, non si presenteranno. Bello, mi piace.